Ma Luca, mettiamo il vicino così almeno fa un pezzo. No, 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 qua sta testa qua, guarda, vicino. Facciamo questa testa. Abbassiamo questa testa. Abbassiamo. Ok, grazie. Avanti. Facciamo tutto, Maria è la testa. Ma taglio? Sono okay. Più disciplinati dentro. Sicuramente, guardi. C'è tutto il tempo necessario, non ho fretta. No, i fotografi hanno fatto e abbiamo chiesto se potevamo fare un'opportunità diversa. Silenzio. Per noi, invece niente. Scusa, no. Scusa, facciamo una roba. Noi l'abbiamo chiamata prima, il senatore neanche ci ha risposto. Senatore, non possiamo fare le foto, e i video li facciamo a parte. Scusa. Ok. Io sarei venuto qua in visita per loro. Facciamo tutto. Se volete fare quelle foto le facciamo. Se volete, alla fine facciamo le foto dove volete. Adesso la prendiamo e torniamo indietro un attimino. Facciamo dopo. Se i fotografi si spostano e lasciano qua le telecamere, poi dedico due minuti ai basta che mi chiedi altri sui tempi. No, non sono nessuno. Vai Maria. Piano però. Attenzione, questa sta, scusami. Si sta sfondando. No, faccio. Innanzitutto vanno ringraziate le donne e gli uomini in divisa, che a centinaia garantiscono l'ordine, le regole, i diritti e la sicurezza di chi sbarca, dei lampedusani e dei turisti. L'obiettivo è di riportare questo centro, che è il più grande centro d'accoglienza d'Europa, a dimensioni normali, civili, come già facemmo in passato, ricordo nel 2018 e nel 2019, l'immigrazione era assolutamente sotto controllo. Il contrasto ai trafficanti di esseri umani e agli scafisti era assolutamente effettuato, avevamo dimezzato il numero di morti dispersi in mare e in questo centro, invece di arrivare a punte di 1500 ospiti ammassati per terra, che non è un trattamento degno di un paese civile, arrivavano alcune decine di persone. Quindi qual è l'obiettivo del futuro governo, se gli italiani sceglieranno la Lega e il centrodestra, è tornare a controllare, a proteggere i confini, a dare sacrosanta accoglienza a chi scappa davvero dalla guerra, che è una minoranza di coloro che arrivano in Italia, e tornare, ripeto, a proteggere. Io ho parlato col sindaco di Lampedusa, dietro questo centro ci sono enormi problemi per l'isola, problemi di rifiuti, problemi di acqua, problemi di tasse, problemi di salute, c'è un elicottero dell'elisoccorso, se c'è bisogno ovviamente di portare in Sicilia uno degli ospiti del centro immigrati, per i lampedusani e i turisti l'elicottero non c'è e quindi siamo già al lavoro per una legge sulle isole minori, non solo Lampedusa, tutte le isole minori italiane che hanno problemi di salute, di scuola, di tasse. Stiamo lavorando in queste ore per azzerare le accise sui carburanti e sul gas per Lampedusa e Pantelleria fino al 2023. Il tema immigrazione può essere un tema tenuto sotto controllo. Accogliere degnamente chi ha diritto, ma in questo mese di luglio sono sbarcati più immigrati che non in tutto il 2019. Quindi vuol dire che qualcosa nella gestione dell'ordine pubblico e nella protezione dei confini non funziona. Com'è la situazione dentro? Ci sono 600? 550 ospiti, ovviamente escono, rientrano, sbarcano, abbiamo visto gli ultimi arrivi dell'ultimo sbarco degli ultimi minuti. Ovviamente per un posto che ha 380 di capienza massima, arrivare, come quest'estate è già successo, a 1500 vuol dire garantire condizioni disumane, non per la cattiva volontà di chi ci lavora, e ripeto, avere già più di 100 persone dell'ordine pubblico impegnate qua a Lampedusa significa sottrarle alla garanzia dell'ordine pubblico nel resto del paese. Però non
possono fare miracoli, quindi se tu in una stanza che accoglie tre persone ne metti dentro 30, è chiaro che si rischia. Poi c'è il presidio dell'esercito fuori, c'è un sistema di videosorveglianza, quindi i problemi di fughe, di scontri, di incidenti degli anni scorsi sono superati, però ritengo indegno di un paese civile non offrire degna accoglienza a chi la merita, perché chi scappa dalla guerra è riconosciuto come tale. C'è circa un 15% di rifugiati che vengono riconosciuti come rifugiati, non può essere ammassato per terra sui materassi a 40 gradi, però non possiamo spalancare le porte dell'Italia a migliaia di clandestini che non scappano dalla guerra. Quindi il ragionamento è di garantire le regole, i controlli, la sicurezza, e vado con orgoglio ricordando che con i decreti di sicurezza in vigore i morti erano dimezzati. È chiaro che più gente parte, più gente sbarca, più gente muore. Quindi siamo qui a cercare di garantire i diritti di tutte le due sponde del Mediterraneo. Ma quindi chi deve fare questo lavoro? Marilena. Ma innanzitutto ti devi abbassare, ti devi abbassare. Che si distribuiscono ministeri senza il voto degli italiani. Decideranno gli italiani chi fa cosa. Se gli italiani il 25 settembre sceglieranno il centrodestra e la Lega del centrodestra non ha più voti, a me l'onore e l'onere di indicare il Presidente del Consiglio, sono assolutamente pronto. No, alcuni ministri io ho chiesto di indicarli prima per trasparenza, al Ministro dell'Economia, al Ministro degli Esteri, piuttosto che il Ministro. Abbassi sto telefono. Anche il Ministro dell'Interno? Abbassa il telefono. Abbassi il telefono, grazie. Io conto che al Viminale ci sia un uomo o una donna della Lega. Questo sì, perché i decreti di sicurezza li abbiamo scritti noi. Io vado dove mi manda gli italiani. Io non... Italiani oggi ho detto che non è ancora deciso. Ma ragazzi, c'è di mezzo il voto degli italiani. Fortunatamente gli italiani votano. Gli italiani votano il 25 settembre. Mancano 52 giorni. Non vedo l'ora che arrivi questo 25 settembre. Girerò tutta Italia portando proposte, non insulti. E ripeto, mi sono riproposto di non rispondere agli insulti e alle prorogazioni quotidiane di Letta, di Renzi, di Calenda, di Di Maio. Porto proposte, le proposte della Lega valgono più di altre perché in buona parte le abbiamo già realizzate. Fermare la Fornero l'abbiamo già fatto, l'obiettivo di quota 41 è a portata di mano, la flat tax oggi vale per 2 milioni di partite IVA, noi vogliamo estenderla, la pace fiscale l'abbiamo parzialmente fatta al governo, adesso va fatta generalizzata su tutte le cartelle esattoriali. E sul tema sicurezza, l'immigrazione è solo una parte. Tema sicurezza vuol dire lotta alla mafia, vuol dire lotta alla droga, vuol dire lotta alle aggressioni, alle discriminazioni. Tema immigrazione è uno dei tanti temi di cui si occupa il Ministro dell'Interno. Io penso che nel 2018 e nel 2019 l'Italia fosse un paese più sicuro, più protetto, più normale, più europeo. Cioè quando perché Lampedusa era la frontiera d'Europa. Giusto. E i numeri dicono questo. C'erano meno morti, meno sbarchi, meno reati e meno problemi. E ripeto, Lampedusa è la porta d'Europa, non può essere il campo profughi d'Europa. Io approfitto di queste televisioni per invitare chi riuscisse a farsi 2 o 3 giorni di vacanza quest'estate a venire a Lampedusa, che è una terra stupenda, accogliente. Lampedusa è al record mondiale di generosità e di accoglienza con chi sbarca e con i turisti. Quindi non c'è nessun problema di ordine pubblico, non c'è nessun problema di sicurezza o di Covid. Quindi invito tutti quelli che possono stare in Italia a fare le loro vacanze e a non andare all'estero. Poi mi piacerebbe che, lo dicevo ad alcuni poliziotti, che questo centro fra qualche mese potesse essere chiuso, perché è inutile, perché qua c'è tanta gente che potrebbe fare altro, ci sono tanti soldi che potrebbero essere spesi in altra maniera, e il controllo dell'immigrazione, l'abbiamo dimostrato con la Lega al governo, si può fare. Senatore, ma l'altro giorno è stato aperto a Pantelleria un nuovo hotspot, lei come la giudica questa scelta? Perché le previsioni, cioè sembra un segnale che le previsioni non saranno buone, anzi. Certo, se al Ministero dell'Interno c'è qualcuno che non fa il suo, è chiaro che rischiamo di arrivare a 100.000 arrivi entro il 31 dicembre. Siamo, ahimè, tornati a record poco invidiabili e l'Italia non merita questo. Quindi il mio obiettivo è andare a chiudere dei centri straordinari, perché l'immigrazione tornerà a essere controllata, regolamentata, qualificata. L'obiettivo è di avere dei centri per presentare le domande di asilo politico al di là delle frontiere italiane. Chi ha diritto viene accolto
ma non per terra sul materasso sbattuto lì con 40 gradi all'ombra, viene accolto da paese civile, chi non ha diritto non parte neanche. Comunque ha detto che spera in un ministro dell'interno della Lega, ha parlato di questa sua speranza con gli alleati, con Meloni e Berlusconi. Ragazzi, ma fortunatamente votano gli italiani, cioè qua tutti fanno i conti, Calenda prende il 30% dei seggi, contano i voti. Io penso che ci sarà un governo politico, perché dopo tanti tecnici, la buona politica con la P maiuscola, che si prende la responsabilità, che si mette la faccia, che ha il coraggio delle sue scelte, si farà avanti. Se poi sarà il centrodestra, come penso, a vincere, e nella Lega, e la Lega avrà più forza rispetto a tutti gli altri, ognuno farà la sua parte. A me alcuni ministri scelti dall'intero centrodestra prima del voto in alcuni posti importanti, l'economia, gli esteri, la giustizia, piacerebbe presentarli agli italiani prima del voto e poi aspettiamo questo 25 settembre. Che percentuale ambisce la Lega e sarà il primo partito della coalizione? Ho troppo rispetto per il voto degli italiani, non detengo sfere di cristallo e io penso che il centrodestra avrà una buona maggioranza sia alla Camera che al Senato. E nel centrodestra la Lega sarà quella che avrà l'affermazione più grande. Però lei dice questo centro-sinistra. Comunque anche lei. Ma i centro-sinistra, perché qua è difficile stare dietro, perché ci sono almeno quattro sinistre diverse. Ci sono i 5 Stelle che vanno da soli, c'è Renzi che va da solo, c'è una parte di sinistra che va da sola e poi c'è questa allegra brigata, tutti insieme, pur di provare a salvare la poltrona, Letta, Calenda, Bonino, Gelmini, Brunetta, Speranza, Frattoianni, Carfagna. Scelgono gli italiani. Io penso che gli italiani voteranno in una condizione economica difficile, sarà un autunno difficile, ci saranno tensioni sociali per cui occorrerà essere seri e coerenti e quindi il centrodestra si presenta unito, compatto, con un programma comune. Di Lange ha detto che siamo solo un cartello elettorale per provare a sconfiggere il centrodestra. Noi abbiamo un'idea d'Italia, ripeto, dove l'immigrazione positiva è un valore aggiunto. Ma ci sono tante ONG che fanno bene il loro lavoro e c'è qualcuno che specula sulla pelle del prossimo. Quindi anche qua ci sono tanti politici che fanno bene il loro lavoro e ce n'è qualcuno che magari pensa solo alla poltrona. Non ci sono le ONG. L'Italia è una delle capitali mondiali del volontariato e io ne sono orgoglioso. Diciamo che qualcuno probabilmente da un'immigrazione incontrollata guadagna quattrini. Non so, ti sei messa davanti, devi passare. Guardi, ho già abbastanza processi, non ho voglia di averne altri. Ci rivediamo il 16 settembre a Palermo. Presto, io ho fatto una riunione stamattina a Catania, le liste della Lega sono sostanzialmente già pronte e molto probabilmente, ed è la mia scommessa e la cosa bella, non saranno solo liste della Lega, cioè sotto le nostre bandiere correranno forze diverse, energie diverse, culture politiche diverse e quindi anche a livello siciliano penso che avremo un risultato straordinario. Senta Salvini, gli accordi con la Guardia Libica, no? A suo tempo stretti da Minniti e che il PD non ha votato nell'ultimo sono necessari. Giro. Lei li conferma, cioè con Minniti in questa. Sono necessari. Io spero che la Libia ritrovi tranquillità e democrazia, perché oggi non è così, e anche in Tunisia tornino tranquillità e democrazia, perché sono due paesi straordinari ma che in questo momento hanno enormi problemi. Sicuramente collaborare con la Guardia Costiera tunisina e con la Guardia Costiera libica sarà fondamentale. Ma la Guardia Costiera libica sostanzialmente adesso non è mai indietro. Non è colpa di Salvini, se l'Italia è fuggita con l'Europa in passato dalla Libia facendo un errore madornale e abbiamo lasciato che fossero Turchia e Russia a occupare il territorio libico è perché l'Europa ha clamorosamente sbagliato. In ogni caso lei dice basta con i ministri, con la stagione dei prefetti al ministero dell'Interno? No, io ho troppa stima dei prefetti. Attualmente un prefetto in pensione al Ministero dell'Interno non ha dato il massimo, mettiamola così, da tutti i punti di vista, questo dicono i numeri. Ripeto, quando nel solo mese di luglio hai più sbarchi che non in tutto l'anno solare 2019, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Detto questo, al 25 settembre mancano 52 giorni, io li sto vivendo come quando
mi mancavano 2 mesi alla fine del servizio militare che ho fatto e mi piacerebbe che i nostri giovani rifacessero, anzi lo proporrò, fra 52 giorni torna per 5 anni un Parlamento eletto dai cittadini con un governo scelto, nuovo, compatto, coerente, coeso, deciso, e quindi ci metto l'anima. Comunque la lì... Se lasciate poi fare i fotografi il loro lavoro, okay, io penso che risparmieremo tutti in salute. La testa, la testa. E soprattutto potrebbe incidere sulla sua aspirazione di diventare ministro. Io sono a processo perché ho difeso i confini del mio paese. Ho fatto il mio lavoro sostanzialmente, almeno questo ha sancito il giudice di Catania, che ha detto il fatto non sussiste. Il mestiere del ministro dell'interno e di Salvini era proteggere i confini, contrastare l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, quindi ha fatto quello che doveva. A Palermo c'è ancora un processo in corso, quindi ho troppo rispetto per i giudici, però se a Palermo vale la legge che è valsa a Catania, sarà un po' lunga, però verrà fuori il fatto che ho fatto semplicemente il mio dovere. E qualora gli italiani tornassero a darmi responsabilità di governo, io non mi tiro mai indietro, ci metto la faccia e chiederei al mio governo di fare esattamente quello che facevamo reintroducendo i decreti sicurezza. Noi abbiamo fatto un buon servizio a chi abbiamo salvato da morte sicura e all'Unione Europea, che in quegli anni stimava il lavoro del governo italiano. Adesso le frontiere italiane sono un colabrodo, attenzione, non solo a Lampedusa, al Brennero, a Trieste, in Calabria, in Puglia, in Sardegna, non stiamo facendo buon servizio all'umanità. Non è questo. Io le scene che ho visto qua con bambini che dovrebbero essere altrove, con donne incinte che dovrebbero essere altrove e con ragazzi che dovrebbero essere trattati in altra maniera, non è questo il paese civile dove voglio che crescano i miei figli. Chi ha diritto di arrivare in Italia ci arriva in aereo, non sul barchino o il barcone a rischio di morire. Chi non ne ha diritto non ci arriva, come se io domani volessi andare in Australia, in Arabia Saudita o negli Stati Uniti, se non ho i documenti a posto non ci vado, molto banalmente, non per razzismo, ma perché così sono le leggi. Quindi... Ma come si intende? Cioè lei è a favore dei corridoi umanitari? Assolutamente sì. Anche di centri di identificazione? Dei centri di identificazione in Nord Africa sono il nostro obiettivo. Dei centri di prevenzione e identificazione in Nord Africa sono il nostro obiettivo. Quando c'era la Lega al Ministero dell'Interno non arrivavano in queste quantità. Non c'è un governo definito con chi li risiede? Io spero e sto lavorando nel mio, in piccolo, a livello diplomatico, col mio ruolo, perché Libia e Tunisia trovino la pace il prima possibile, la serenità e la stabilità il prima possibile. 180.000 arrivi di ucraini in pochi mesi, non c'è nessun problema, 20.000 arrivi al sud Italia, dall'inizio dell'anno oggi, perché... Chiedetelo al sindaco di Lampedusa. Lei ha parlato con il sindaco di Lampedusa? Perfetto, ha 7 milioni di buco di bilancio e non può garantire la salute dei suoi cittadini. Perché avere 1500 persone a ripetizione qua con un elicottero dell'elisoccorso, purtroppo è già successo, a volte ti costringe a scegliere chi salvo. Non è civile. Gli ucraini spesso e volentieri hanno trovato accoglienza in altri ucraini che già vivono e lavorano in Italia, e io sono felice e orgoglioso della generosità del popolo italiano. Questa è un'altra cosa. Questo è indegno di un paese civile. Che pensi di quello che sta succedendo? Spero che prevalga ovunque nel mondo il buon senso, l'equilibrio e la prudenza, perché di tutto abbiamo bisogno fuorché di nuove focolai di guerra, quindi conto che tutti siano prudenti ed equilibrati.